Il dissesto idrogeologico, purtroppo, a causa di eventi sempre più estremi, è una delle massime problematiche che stiamo vivendo anche nella Regione Marche. Cerchiamo di affrontarlo come assessorato regionale all'ambiente, il mio assessorato, cerchiamo di affrontarlo con tutte le risorse possibili. Nel 2021 avevamo fatto un bando al quale avevano partecipato 61 comuni della Regione Marche. E noi avevamo finanziato interventi in quel momento per 2 milioni e mezzo per 17 comuni. Poi l'anno successivo, nel 2022, avevamo altri 2 milioni a disposizione e avevamo scorso quella graduatoria per altri 12 interventi, arrivando quindi a un numero considerevole. Mi piace oggi poter dire che grazie al nuovo intervento da parte del Ministero, con ulteriori 6 milioni e 200 mila euro, noi riusciamo a scorrere completamente quella graduatoria, arrivando a 61 comuni, cioè tutti quanti quelli che a suo tempo avevano partecipato ad una richiesta fondi per riparare e mettere in sicurezza i loro territori da frane, smottamenti, strade che erano magari in pericolo di essere danneggiate da qualche frana. Quindi, da dove eravamo arrivati con i primi due interventi, noi con questi 6 milioni e 200 mila euro riusciamo a concludere tutto l'iter di quel bando e riusciamo oggi a finanziare con ulteriori 6 milioni e 200 mila euro tutti gli interventi rimasti ancora, diciamo così, non portati avanti.